c'è un cuore che rende viva e vera la tua casa. Un cuore saldo che sa riscaldare, proteggere, accogliere. Giannini Graniti, il cuore di casa tua. Cassano non delude nella sua ultima performance di stagione, battendo in trasferta mezzo corona per 25-29. Una vittoria meritata che soddisfa pienamente le richieste della società, con un quinto posto soddisfacente in questa fase play-out, dimostrando di essere una gran squadra compatta, unita, che vuole vincere. La fascia d'onore di capitano è spettata a Elvis Radovcic, che come annunciato settimana scorsa lascerà Cassano per trasferirsi a Treviso per motivi lavorativi. Vorrei rammentare che sono stato capitano questa partita, è stato bellissimo, una sensazione molto bella. La partita è stata dura, pesante, ma ci stavamo preparando a questo confronto in questa maniera. È stata una bella partita, l'abbiamo sofferta, l'abbiamo vinta, adesso possiamo qualche mese festeggiare e vincere la Coppa Lombardia. Inizia il primo tempo a favore dei cassanesi, ma mezzocorona si riprende bene. Non brillano particolarmente le due squadre in questo inizio, ma nel complesso Cassano riesce a dare di più. A 20 minuti gli Amaranto passano in vantaggio con il primo più 2 e nonostante la doppia inferiorità numerica con Zorze di Vincenzo fuori, i cassanesi, grazie anche alle parate di Grande, chiudono il primo tempo sul 12-14. Da segnalare la prestazione di Brakočević, che con i suoi maestosi tiri dai 9 metri spinge i compagni verso il risultato. Inizio secondo tempo negativo per i Lombardi, che si fanno recuperare e poi superare addirittura di 4 reti, 21-17, complici i numerosi errori e palle perse ed espulsione di Carrara e Boninsegna. Si spegne subito però la speranza della vittoria per i trentini, con una rimonta eccezionale dei ragazzi di Havlicek, che inseriscono la quinta marcia e grazie a un gioco in velocità si riportano in parità al 21esimo minuto con una rete di Radovcic. Esemplare ancora una volta Alessio Corazzin tra i pali, che difende con grinta la porta. I cassanesi spingono il gioco in velocità con forte determinazione fino alla strepitosa vittoria. Mezzocorona è inerme di fronte alla rapidità di Marzocchini in difesa, che non lascia scampo, ai contropiedi di Montesano e al taglio a pivot di Vincenzo a 50 secondi dalla fine, che chiude la partita con la rete del più 3. Nei secondi finali un mezzocorona ormai battuto perde palla in attacco e incassa l'ultima rete di Marzocchini. Il risultato finale 25-29. In generale, grande prestazione di ogni singolo atleta e gioco corale positivo. Difficile raccontare le emozioni di questa grande squadra che non ha mollato per tutto il campionato, nonostante le innumerevoli difficoltà. Una squadra che ha orgoglio, una squadra che ha carattere, con una guida esemplare, coach Havlicek. Cassano! Au!